i corsi che abbiamo preparato per questa stagione, la 2010-2011, sono stati accolti, penso, a livello di iscrizioni, veramente molto bene. Partendo dai piccoli, abbiamo più di 40 iscritti al minivolley solo sul territorio di Argenta, quindi solo sul comune di Argenta, proprio, diciamo solo su Argenta. E siamo stati costretti, infatti questa è una delle novità di quest'anno, proprio grazie a questa grandissima adesione, a dividere il gruppo in due livelli. Abbiamo il primo livello che comprende i bambini di prima e seconda elementare, il secondo livello invece che comprende i bambini di terza e quarta elementare. Poi, senza contare l'altra novità di quest'anno, che abbiamo aperto il corso di minivolley su Consandolo, che per noi è la prima volta che abbiamo un corso di pallavolo anche all'interno del bellissimo palasport di Consandolo. Abbiamo aperto questo corso di minivolley e nel giro di un mese abbiamo già 12 bambini iscritti e questo è veramente per me un motivo di grandissimo orgoglio perché vuol dire che comunque il territorio, il comune di Argenta risponde molto bene. Insegnando motore nelle scuole collaboriamo con le maestre e cerchiamo di anno per anno costruire, dare delle possibilità al bambino per avere a livello sia fisico che mentale la sua base migliore. Da lì il nostro obiettivo è anche portare degli piccoli atleti, quindi avere poi anche dei pallavolisti. Quindi noi facciamo anche mini volley, lo facciamo ad Argenta, con Sandro, Santa Maria e collaboriamo con la Vezzola e dividiamo già i gruppi per età, quindi facciamo un lavoro specifico per bimbi di prima e seconda elementare, un lavoro specifico per i bimbi di terza e quarta e uno solo per quelli di quinta elementare. Il progetto con Conselice è nato appunto dalla prossimità del nostro direttore tecnico Giovanni Preti con la sua zona d'origine, ovviamente, la società che lo ha lanciato. E abbiamo intravisto la possibilità di rilanciare nella zona, tra virgolette, intermedia, ovvero la Vezzola, il mini volley perché ci sono spazi, anche lì, diciamo, gli sport languono e quindi c'era la possibilità di riuscire a rigenerare un'attività che anni e anni addietro alla Vezzola era praticata molto, molto dai ragazzi di Vezzola. E nasce questa volontà di avvicinare le società dal fatto che comunque abbiamo sempre bisogno di bravi tecnici. Abbiamo già cominciato, come si dice, a fare dei prestiti di risorse. Ed è quello l'inizio fattivo di una collaborazione che giorno dopo giorno contiamo di farla crescere, anche perché abbiamo strutturalmente la possibilità di vedere Conselice come terminale dell'attività maschile e Argenta come terminale dell'attività femminile, che peraltro Conselice non porta avanti. Quindi in termini di spazi abbiamo praticamente saturato il pallavolley, quindi sviluppiamo attività ad Argenta alle scuole elementari per quanto riguarda proprio la fase d'ingresso del mini volley e poi abbiamo cominciato ad avere un po' di spazio anche a Consandolo dove si allena la nostra prima squadra in orario serale. E sicuramente un'ottimizzazione degli spazi sarebbe auspicabile perché vediamo che tutto sommato il trend di crescita è costante, la nostra società continua a crescere, siamo arrivati a 200 unità in 10 anni, vuol dire crescere di 20 unità ogni anno, mediamente facendo la media del pollo. Quindi 20 unità all'anno vuol dire avere una squadra in più tutti gli anni, avere un gruppo in più da dover gestire e quindi vuol dire che fra 5 anni avremo 5 gruppi in più. 5 gruppi in più vuol dire saturare un orario pomeridiano del 50% di impianto. Quindi abbiamo un problema di spazio sicuramente. Col comune stiamo cercando di creare le condizioni per collaborare anche con altre società sportive per ottimizzare appunto questi spazi. Noi abbiamo un progetto che dura ancora da 2 anni che collaboriamo con la scuola Argenta e durerà altri 3 anni. Quindi il progetto di Motorea continuerà per ben 5 anni, quindi una valenza lunga. E da lì cerchiamo di anno in anno portare gruppi per poter fare gruppi della stessa età, bambini, quindi coetanei che possono mettersi a confronto e fare gli esercizi, i giochi per il proprio corpo, per la propria psiche, quindi per adattarli a loro. Ma noi crediamo nella valenza dello sport e più specificamente nella valenza della pallavolo. Io sono laureata in scienze motorie e credo assolutamente che lo sport è un grande valore per la vita. Quindi se non diventerai un vero atleta o comunque un agonista, ti aiuterà.
ti aiuterà perché la pallavolo è uno sport comunque di squadra a livello sociale, ti aiuterà perché scoprirai il tuo corpo e potrai muoverti meglio, ti aiuterà perché ti farà sentire bene e ti darà dello spazio per te stesso. Quindi noi vediamo dei ragazzi che avranno dei valori e che sapranno comunque stare con gli altri e muoversi al meglio. La nostra volontà di crescere dal punto di vista sportivo le giovani leve argentane comporta un impegno veramente importante. È fuori di dubbio che il nostro impegno comincia ad essere percepito, per cui credo di non dire cosa infondata nel dire che la nostra società, dopo anni di continuo investimento in questa direzione, sta cominciando a raccogliere frutti, ovvero la percezione della SD Pallavolo Argentea è una percezione positiva, questa è la sensazione, poi non so se è largamente condivisibile, ma noi abbiamo ormai questa netta percezione. Abbiamo un modello positivo, siamo visti come una struttura che infonde e che poi è riassunta nelle quattro parole con cui ho finito. È il nostro sport che ci porta a parlare di positività. E questo eticamente sicuramente va contro tendenza in una società in senso ampio, in senso lato, che premia purtroppo la scorciatoia, l'essere furbo, l'essere svelto. E questo è un percorso che sicuramente non ci facilita. Ma devo essere sincero, il genitore si affida pesantemente poi a noi e questa è anche una criticità. Abbiamo bisogno di volontari, di genitori che ci diano una mano, perché 200 persone che si muovono, avete capito il numero di attività, questo è un gruppo veramente importante, sicuramente uno dei gruppi più numerosi che come Comune di Argentea possa mettere in campo.